Il naufragio di Steccato di Cutro non è stato dimenticato dai crotonesi che, tra febbraio e marzo, hanno accolto i superstiti della tragedia e i familiari delle vittime. Con una stele sul lungomare cittadino di fronte al cimitero, l'associazione Crotone in Fiore insieme a Metal Ground e alcuni alunni dell'Istituto Pertini Santoni hanno voluto ricordare le vittime con un segnale di pace e di speranza. L'elaborazione grafica a cura del professore Santo Cuozzo e dello studente Elio Libonati. È un segno di partecipazione, un segno di partecipazione al dolore delle vittime e delle loro famiglie del naufragio di Steccato di Cutro, un inno alla pace. Infatti la stella rappresenta questa nuvola nera, però al cui interno c'è appunto l'insegna pace, e ci sono dei bambini che puntano la mano a una stella come simbolo di speranza e di luce, e questo è quello che doveva essere il mare per loro, una possibilità di riscatto, perché erano scappati dal loro paese per vari motivi: guerra, fame, per lavoro. Purtroppo il mare non ha restituito loro questo sogno di libertà, quindi purtroppo una croce, oggi li ricordiamo con una croce, e questo monumento vuole essere sia il ricordo delle vittime, come momento di grande dolore, ma anche come segno di speranza, un segno per tutti, affinché tutti possano prendere consapevolezza che la pace si ottiene con la fratellanza tra gli uomini. Tutto è nato dalla professoressa, che comunque ha chiesto a me di rappresentare questa strage, e io comunque mi sono affidato al professore per cercare di farmi aiutare comunque, e abbiamo voluto lanciare un messaggio di pace e di speranza, che comunque è stata distrutta in questo caso. Un messaggio comunque alla speranza, che si ha di arrivare sani e salvi, ma che in questo caso non è avvenuto. Ho curato, insomma, ho coadiuvato questo progetto in modo sempre col cuore, perché quando si fa una cosa si fa col cuore. Questa situazione purtroppo ha toccato, dico purtroppo perché per quello che è accaduto, ha toccato tutti quanti noi, no? Quindi scuole, istituzioni, e tutto, anche il circondario, il nostro circondario. Abbiamo visto che comunque tutti sono stati solidali in questo evento, cercando di stare vicini agli ultimi purtroppo rimasti da questa strage. Ecco, il messaggio che vogliamo dare qua è un messaggio prima di pace, poi è un messaggio dove queste cose non accadano più. Noi vogliamo dire con forza sia alle istituzioni, e mi ripeto, al governo e comunque a chi potrebbe regolare la legge dei mari, che queste cose non accadano più. Ecco, la prima parte è un bambino che lancia questa nuvola col segno di pace, e nell'ultima, purtroppo, dove è andata a finire male, un bambino che si aggrappa a una stella perché ormai dice non c'è più segno di speranza. La speranza la diamo all'inizio, ma alla fine purtroppo sappiamo tutti come è andata a finire. Qual è l'impegno del comune per le persone, pensiamo ad esempio ai minori che si recano su questo territorio, pensando anche alla festa dei popoli che si celebrerà tra qualche ora? L'impegno del comune è a 360 gradi, sia sugli adulti, come insomma ormai è noto, da 15 anni quasi che il comune di Crotone ha 110 posti nei SAI per gli ordinari, per i migranti ordinari. Per i minori chiaramente facciamo un po' fatica, perché i numeri continuano ad aumentare, i posti in tutto il paese sono pochi. Per quanto ci riguarda, insomma, le politiche governative vanno sempre in una direzione un po' che affatica i territori e non li asseconda in quello che vorrebbe essere un tipo di accoglienza diversa.